pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci di nuovo insieme oggi per parlare di un artista al cui nome è associato ad almeno due brani in particolare, canzoni senza tempo come Figli delle Stelle e Tu sei l'unica donna per me. Eh sì, avete capito bene che ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, che pare sia prontissimo per tornare a calcare i palchi in tournée estiva, ma non solo, anche e soprattutto sembra prontissimo ad un nuovo album che è previsto in uscita in autunno, mentre il 28 maggio ecco la presentazione live del singolo di lancio al Miami di Milano. Il singolo che si intitola Giovani per sempre, prodotto da Stefano Ceri, che fa riferimento al Sorrenti dei grandi successi, ma anche la forza non così scontata di non tradire se stesso, insomma di riuscire a far mantenere il proprio stile a Sorrenti. L'appuntamento live al Miami, dunque tra i più attesi dell'estate. Sarà il primo concerto di Alan Sorrenti dopo 20 anni di assenza dalle scene e a 45 precisi dalla pubblicazione di Figli delle Stelle. L'artista non poteva scegliere evento migliore per l'eccezionale anteprima, proprio live di Giovani per sempre, per presentare il brano in un festival che vuole riaccendere la voglia di vita e di futuro, come recita lo slogan, e poi per far tornare insomma energia e speranza. Il video di questo singolo è diretto e animato da Marcello Mosca ed è nato disegnando su fogli fotogramma per fotogramma che solo in un secondo momento hanno poi subito un processo di digitalizzazione. Dunque una tecnica retro, se vogliamo, unita anche alla modernità. Ma che fine ha fatto non solo la grande hit citata, I Figli delle Stelle, di cui avevamo già avuto modo di parlare, ma soprattutto Tu sei l'unica donna per me? Beh, intanto va ricordato che si tratta di una canzone pop scritta e incisa nel 1979 dallo stesso cantautore italiano, poi contenuta nell'album LA and New York, nonché canzone vincitrice del Festival Bar proprio di quell'anno. Il disco, uscito in Italia su etichetta EMI italiana, poi prodotto da Jay Graydon, rappresentò davvero un enorme successo in quell'estate. In Italia fu il singolo più venduto dell'anno, rimase in vetta alla classifica praticamente per tutta la stagione, cioè 14 settimane consecutive dal 23 giugno al 22 settembre, e poi nella top 10 per ben 22 settimane consecutive fino a novembre del 79. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, naturalmente ci sono state alcune cover, tra le quali quella del 2009 a cura di Gianni Morandi. Il disco uscì in Italia il 1 giugno del 79 ed entrò per la prima volta nella top 10 italiana il 16 giugno, piazzandosi al quinto posto. Poi però già la settimana successiva ecco che balzò al primo posto della hit parade davanti a Knock on Wood di Amy Stewart e al Carrozzone di Renato Zero, e vi rimase fino al 22 settembre. La settimana successiva, cioè la 16ª consecutiva nella top 10, e dopo 14 settimane consecutive al vertice, ecco che fu, per così dire, scalzato, superato da Soli di Adriano Celentano, ma comunque rimase al secondo posto. Fu per l'ultima volta poi nella top 10 il 10 novembre, quando era ancora al nono posto. Il testo è chiaramente una dichiarazione d'amore di un uomo per la sua donna, che appunto si dice essere l'unica per lui, l'unica ragione di vita. Il sentimento però in questo caso è ricambiato, ed eccola allora adesso per voi.